Ascolta, io la passo a Udine poi la parola. Con Gianluca di Torino. Allora, mentre le ballerine si cambiano, chi vuole può venire a ballare con noi una quadriglia. Potete scendere anche tutti se volete. Facciamo una lunga fila per due, venite, venite, voi cominciate a prepararla. Preparate la fila per due. Potete venire giù anche voi, eh? Chi vuole può scendere, potete unirvi anche voi se volete. Una fila per due. È una cosa facile facile che vi insegniamo sul momento. Fate una fila per due, preparatevi in fila. Chi vuole aggiungersi, venite. Tutti, tutti, tutti quelli eccoci che vogliono, Torino. Certo. Ciao anche a tutti, voi se volete. La manifestazione sta andando molto, molto, molto bene. È un ballo facile che possiamo bene. Fare tutti insieme abbiamo mentre aspettiamo le ballerine che si cambiano. E hanno da poco parlato le istituzioni. Hanno da aggiungetevi poco parlato pure le istituzioni. Dietro in fila, andate, preparando andate. Per, in fila per due, quindi, integrata, quindi mettetevi fatta insieme ad atleti disabili, in due, insieme di ad atleti normodotati. Insomma, un evento molto importante, iniziamo a essere stanchi a dire la verità, anche se venite comunque un po' avanti, ancora Bruno, un sacco che di qualcuno energia si aggiunge ancora nella dietro. Nella sala dei tenistavoli invece stanno lavorando bene, stanno facendo le fasi finali, Romania e Grecia sono, diciamo così, in pole position per giocarsi la finale. C'è ancora qualcun altro che si vuole aggiungere? A seguire poi ci sarà lo venite spettacolo delle scuole di danza. Allora, c'è moltissima partecipazione a dire la verità. Hanno partecipato tante ecco, associazioni che vivono il mondo della disabilità. Allora e lavorano basta, in quel senso. Basta camminare, seguire. Hanno partecipato chi c'è davanti, moltissimi torinesi e abbiamo avuto adesso diciamo così, la fortuna di avere l'assessore Ferraris, l'assessore allo sport per la regione Piemonte, il sindaco di Collegno, diverse istituzioni. Quindi insomma siamo contenti del risultato. Una giornata veramente entusiasmante per tanti punti di vista e soprattutto arricchente. Ora adesso si stanno preparando, ovviamente i tempi sono... bisogna sempre avere cura negli spostamenti e soprattutto nel rispetto di alcune tempistiche. E vai, che parte lo spettacolo di danza etnica. Io vi saluto anche se il cameraman si gira, mi saluta. Ciao ragazzi. Ciao. Per arrivare al microfono mi sono fatto una corsa a 100 km all'ora. A seguire questo spettacolo poi ci saranno le nostre premiazioni con... i vincitori della gara di Agility D e i vincitori del tennis tavolo, ma di fatto poi tutti quanti siamo vincitori. Quindi in realtà è una premiazione simbolica per la partecipazione, per l'impegno. I ragazzi sono stati straordinari e sono stati bravissimi, nonostante insomma li abbiamo stancati ben benino, però hanno risposto veramente bene con entusiasmo. Insomma, abbiamo fatto un gran lavoro, eh. Grandi complimenti per lo Xen da parte di tutti quanti. E dare la possibilità a questi atleti di
esibirsi in un palazzetto, comunque con un impianto professionale audioluci, degli spazi seri, ecco, professionali da grande evento, e loro sono emozionatissimi. Abbiamo parlato prima con degli atleti, tutto il giorno, insomma, i bambini sono veramente molto emozionati e per noi è importante. Vedi, si sono aggiunti anche le associazioni di scuola, delle scuole Xen, insomma, le associazioni Xen si sono aggiunte per rinfinzare il parterre. Il mood è ottimo, ci stiamo, insomma, si respira felicità, si respira soddisfazione. Allora, riprendiamo la linea da Udine per questo ultimo collegamento della giornata dal Friuli. È una giornata faticosa, lunghissima, con tanta pioggia purtroppo qua su di noi, ma è una giornata che ha dato tantissima soddisfazione. E abbiamo deciso di chiudere questo collegamento con Umberto Meroni, che è il responsabile della sezione ginnastica dell'ASU di Udine. Perché lo capiamo adesso? Perché lui ci racconterà una storia innanzitutto lunghissima, molto più di questa giornata, perché è una storia di 140 anni che vengono compiuti quest'anno proprio dall'ASU, e anche una storia di tante persone, di tanti atleti che lavorano, che sudano in questa bellissima palestra udinese. Allora, innanzitutto buongiorno ingegnere, ci racconti un po' di questa sezione ginnastica che vi sta dando grosse soddisfazioni, con tantissimi atleti e anche con atleti di punta a livello nazionale. Sì, l'ASU, come lei diceva, quest'anno compie 140 anni di attività, è stata fondata nel 1875. Ci sono due sezioni, la sezione scherma e la sezione ginnastica, per un totale di circa un migliaio di soci. Nella sezione ginnastica abbiamo circa 600 atleti che sono coinvolti su tre diverse attività. L'attività della ginnastica artistica, sia maschile che femminile, e della ginnastica ritmica. Abbiamo le sezioni agonistiche per tutte e tre le attività. Quella che al momento probabilmente ci sta dando le maggiori soddisfazioni è sicuramente la ginnastica ritmica, dove abbiamo ottenuto, diciamo, due importanti risultati. Il primo, alla fine dell'anno scorso, è la promozione in Serie A1. Le nostre atlete, con le gare di squadre e con l'aiuto di un atleta di caratura mondiale in un paio di gare, è riuscita a ottenere 3 vittorie su 4 gare disputate, ottenendo il primo posto assoluto e quindi passando di diritto nella Serie A1. Quindi quest'anno la nostra società militerà nella Serie A1 della ginnastica ritmica. Ecco, allora ricordiamo anche il nome di questa atleta. Io dico il nome, le dice il cognome perché è complicatissimo, quindi si chiama Alexandra. Sì, all'interno della squadra abbiamo l'atleta Alexandra Giurgulese, che è una giovane atleta juniores, che è il secondo vanto della nostra città, ha contribuito sicuramente in modo determinante all'ottenimento della promozione in Serie A1, ma è un atleta di punta che ha vinto già per 2 volte il campionato di categoria, l'ultimo pochissimi giorni fa, una decina di giorni fa, è nel giro della nazionale italiana, è un atleta di interesse nazionale, ha partecipato a 2 manifestazioni internazionali, tornei internazionali, uno a Mosca e uno in Portogallo, e si è esibita anche un paio di volte nelle gare di Coppa del Mondo delle cosiddette farfalle, in 2 gare appunto di Coppa del Mondo in Italia. Perfetto. Dicevamo 140 anni che festeggiate, 140 anni di attività di ASU, e che festeggiate lungo tutto il corso dell'anno, che speriamo poi arrivi ad un bel fondamento, una bella manifestazione alla fine dell'anno al Teatrone. Come si dice, padrino di questa manifestazione, di questo compleanno?
Sì, noi abbiamo deciso di festeggiare un po' in tutto il corso dell'anno, portando in ASO tutta una serie di attività, di tecnici vicino al direttore tecnico nazionale Casella per quello che riguarda l'artistica femminile, portando in ASO un testimone al quale Irgo Cassina, che penso che tutti più o meno conoscano, il primo atleta italiano a ottenere una medaglia d'oro alle Olimpiadi alla sbarra ad Atene 2004, e speriamo poi di culminare tutta questa serie di festeggiamenti poco prima di Natale, svolgendo il cosiddetto saggio di fine anno solare, in questo caso non sportivo, in una cornice importante quale il Teatro Giovanni da Udine. Perfetto. Una cosa chiaramente, visto che la giornata ha parlato anche di disabilità, Udine non si è mai tirata indietro da questo punto di vista, l'ASU è protagonista perché ha anche portato la disabilità nello sport, cioè è riuscito a dare delle soluzioni, delle alternative che abbiamo visto stamattina sono quelle della scherma, no? Sì, certo, noi è già 2 anni che stiamo lavorando su questa, su questo tema, su questo obiettivo, che è quello appunto di lavorare insieme ai non normodotati. L'abbiamo fatto iniziando dalla scherma già appunto 2 anni fa, e il culmine di questa attività si è vista oggi con questa giornata internazionale organizzata dall'OCSE, che ringraziamo per averci dato l'opportunità di essere, diciamo, l'unica sede del Triveneto di questa manifestazione. Perfetto, allora ringraziamo l'ingegner Meroni, e vi ringraziamo anche noi da Udine, è stata un'ottima giornata con tanto impegno, tanti atleti, e purtroppo per il tempo ad esempio l'Agility Dog ci ha dovuto... Sì, l'Agility Dog è stato un po' sacrificato, noi tutto lo staff organizzativo dell'OCSE e dell'ASO ovviamente non riesce a intervenire sui fattori climatici, è un peccato perché avevamo organizzato anche tutta una serie di attività all'aperto con dei palloni gonfiabili anche forse per i bambini, e purtroppo è andata così. Grazie, arrivederci, ciao. Thomas, vedete qua, ma perché mi inventi i nomi? And, Andrei? No? Alex? Joseph? And Teresa? Or something like that, qualcosa del genere. Ok, un grosso applauso alle nostre delegazioni che quindi arrivano dalla Slovacchia, Romania, Germania. E un grosso applauso a tutti i nostri italiani, tutti i nostri Valdostani. Tutti campioni, bravissimi, allora possiamo cantare. Bravissimi. Po, 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 po. Adesso i nostri italiani, ognuno di loro dice il suo nome. Martina, bravissima. Un bomber, Martina. Stefania. Allora, un saluto da Aosta, stiamo procedendo con le premiazioni, abbiamo appena... Quindi tutti quanti un saluto alla telecamera, sta lì. Ok. Si è appena conclusa la partita di calcio integrato qui ad Aosta, stiamo procedendo con le premiazioni, abbiamo appena premiato il nostro team che arriva dalla Germania, un Ola, ole! Dalla Romania, ole! Dalla Slovacchia, ole! E dall'Italia, d'Aosta, ole! Ok? Allora, la giornata qui si sta per concludere. È stata questa esperienza di calcio integrato, quindi questo nuovo sport che si è giocato oggi solamente qui ad Aosta e a Sassari. Il mio presidente adesso giustamente mi ricorda che qui abbiamo accanto a noi, che stava premiando i nostri atleti, il neo vice sindaco di Aosta, e passo la parola al nostro vice sindaco. Benissimo, vi ringrazio. Guardate, mi fa particolarmente piacere essere qui con voi, perché oltretutto molti dei ragazzi li conosco, perché io con l'Aosta di Nus, che è un centro di riabilitazione equestre, e in più sono guida per non vedenti di sci da discesa, quindi è una cosa che mi fa molto onore essere qui oggi. Grazie. Grazie.
Adesso passiamo la parola al nostro presidente dell'Oxen Val d'Aosta, Gianfranco Nogara. Grazie a tutti, grazie a tutti, ricordo tutti i presidenti delle regioni che hanno ospitato questa attività. Per me è stato un onore, è stato abbastanza difficile, ma in questo momento è gratitudine piena. Quindi saluto tutti i miei presidenti, tutti coloro che hanno lavorato e tutti coloro che so che hanno dato il loro impegno per la riuscita di questa giornata. Grazie ancora che sia l'inizio di un'avventura. Concorrente.
Siamo ancora qui? Siamo ancora qui in diretta da Milano, dal Palacus. Stiamo affrontando l'ultima gara della giornata. Questa gara è chiamata Top 10 perché sono stati scelti i migliori 10 partecipanti oggi. Ne abbiamo uno per ogni nazione. Vi stiamo vedendo affrontare la prova di Katà. Ho perso luce. Mentre la top 10 continua, passiamo alle premiazioni della scherma. Categoria maschile. Terzo classificato, Davide Carloni. Un applauso. Premia Delia Piralli, presidente Xen Monza Brianza. Terzo classificato pari merito, Danilo Brocchetto. Secondo classificato, Gianluca Gibbi. Primo classificato, Fabio Farina. Un applauso ancora, bravissimi. Facciamo le foto di rito. Quanto abbiamo? Okay. Qui, mentre ci sono anche appunto i partecipanti della scherma, dobbiamo salutare la diretta e quindi lascio la parola a Delia Piralli che saluta la diretta nazionale. Buonasera a tutti, si sta concludendo questa lunga giornata, siamo tutti stanchi ma molto soddisfatti dei risultati. Abbiamo dimostrato sia quello che era l'attività principale, il karate, ma anche tanto altro. Con la scherma, ringraziando l'Accademia Groane e con la GEAS che ci ha deliziato con prove di ginnastica artistica e ritmica. Grazie a tutti. Grazie e speriamo ci sia ancora una seconda giornata europea dello sport integrato. Grazie a tutti. Ed eccoci nuovamente collegati dalla cittadella sportiva universitaria di Messina, dalla città dello Stretto. Avete visto che fino a poco fa il sole splendeva forte e ha davvero baciato questa giornata, regalandoci un bel calore, una bella giornata estiva. Adesso le temperature si sono un po', sono un po' andate calando, c'è un poco di freschetto, però il calore che si è respirato in questa giornata è davvero unico e indimenticabile. Allora, siamo ai saluti finale. Francesco Giorgio, vicepresidente regionale dell'OXEN, facciamo un po' il sunto di questa giornata. È stata una giornata sicuramente ricca di tantissime emozioni, tutti gli atleti e tutti i partecipanti sono riusciti a toccare con mano e a vivere personalmente quell'entusiasmo che circola in questo impianto, e questa è la cosa assolutamente più bella, vedere i sorrisi, le persone soddisfatte, contente. Questo è il migliore risultato per veramente l'enorme lavoro che abbiamo svolto soprattutto in queste ultime settimane. Hai un po' parlato con i vari rappresentanti delle delegazioni straniere, ho parlato un po' anch'io, visto che davvero l'obiettivo che si voleva ottenere è stato davvero raggiunto. Assolutamente sì, abbiamo dato un segno di grandissima organizzazione, di grandissimo senso dell'accoglienza, questa è un'altra cosa importante, sono tutti soddisfattissimi e li facciamo rientrare a casa
e sono certo che parleranno benissimo anche della nostra organizzazione. Ricordiamo quali delegazioni sono state qui a Messina presenti quest'oggi. A Messina avevamo presente le delegazioni di Germania, Spagna, Turchia, Portogallo e una delegazione di ragazzi africani. Allora, abbiamo con noi anche un rappresentante delle associazioni calcistiche qui della nostra città. Lui è il direttore sportivo della SIAC. Può dirci il suo nome? Salvatore Lamendola. E un saluto a tutti gli ascoltatori. E vorrei fare soprattutto i complimenti all'organizzazione XEN. È stata impeccabile, vorrei dire. E i ragazzi sono divertiti moltissimo. Noi come società, la SIAC, svolge molta attività con la federazione, ma da qualche anno siamo anche affiliati col XEN e svolgiamo attività giovanile. Grazie, quindi un saluto anche dall'interno, da chi ha preso parte attiva. Un saluto anche dal presidente regionale. Grazie intanto a tutte le società sportive partecipanti e a tutti gli atleti che sono stati presenti in questa magnifica giornata. E solo dirvi un arrivederci alla prossima. Grazie. E con arrivederci alla prossima, grazie ancora a tutti, un saluto da Messina. Ciao. Ancora una volta ai tatami di avere la loro consueta attività, ma di non parlare, altrimenti diamo un'immagine di Pescara realmente confusa ed è quello che non vogliamo fare. Quindi l'attività può partire. 5 secondi e siamo in nazionale. E allora Pescara, il palo Giovanni Paolo II prende la linea. Buon pomeriggio Pescara, buon pomeriggio Italia, Europa, mondo. Siamo ormai quasi in dirittura finale per questo momento di sport. C'è una esibizione in questo istante sul tatami centrale che ovviamente con le immagini di Giulio Capone stiamo facendo vedere in tutto Piero il mondo Andrea. Con il maestro Agostino Toppi, con il presidente Salines. Siamo pronti per dare anche un saluto finale a corredo di tutta questa manifestazione. Cominciamo con il presidente dello XEN. Sì. Allora, credo che questa sia stata una giornata eccezionale, una giornata che rimarrà sempre nei nostri cuori. Abbiamo visto veramente di tutto, di bello, veramente di bello, dai bambini ai disabili, questa eccezionale integrazione dello sport sociale, veramente. Ed è questo, cosa c'è da dire? Questa giornata è stata bella qua a Pescara, ma è stata bella in tutta Italia e l'unica cosa che ci dobbiamo augurare è che sia la prima di una lunga 7, serie 7, di giornate come questa. 8, grazie a 7, tutti. 9, grazie 7, 8, presidente 7, Salines, 8. Lei oltre presidente Xena Bruzzo è anche consigliere del CONI e quindi la sua figura ci qui presente è ancora più importante. Francesco Ritucci, maestro Toppi, abbiamo ancora Riccardo Palmiciano per salutare chi ci Francesco guarda in streaming Ritucci. Ovunque lo siano. Allora, ringrazio veramente tutti i genitori, tutti quelli che erano là, e ringrazio anche la presenza del maestro Emilio Ermano, il presidente della FILCAM, che è sempre a parte un grande amico, ma mi ha sempre sostenuto nelle cose e lo ringrazio veramente tanto. Grazie a tutti. Allora, come vedete, le nostre attività sono ancora in pieno svolgimento. Ricordiamo ancora una volta per coloro che sono magari arrivati tardi sullo streaming, tatami centrale, l'esibizione degli atleti disabili e non, così come lo schermo ha avuto la presenza degli atleti in carrozzina, ma anche degli atleti che hanno voluto provare l'ebbrezza, la voglia di sfidarsi con il fioretto di plastica. Quindi la Bulgaria che ha sfidato 7, 8, la Romania, 7, che ha sfidato 7, la Spagna, 7, che ha sfidato 8, il Portogallo. 7, integrazione 8, 7, fra le lingue, ragazzi che non si conoscevano fino a ieri, quando sono poi giunti a Roma, poi Riccardo arrivati qui a Pescara. Domani ripartiranno, immagino Medici, conservando della nostra città un gran bel ricordo, perché come abbiamo detto in precedenza, questa è un'attività Riccardo che Palmiciano si esaurisce nell'arco di 8 ore, ma che esige mesi di lavoro, di preparazione. È vero, infatti se dal 10 di gennaio, dopo l'ultimo incontro che noi abbiamo a livello nazionale, è partito un meccanismo enorme in tutte le 12 regioni e lì è partito veramente lo sport integrato.
12 regioni vuol dire 12 sedi che in contemporanea oggi sono state protagoniste, da Aosta fino alla più lontana, giù nel profondo, tra virgolette, sud, perché oggi veramente siamo tutti uguali, come ha detto la dottoressa Monti dell'UNICEF. Ciò che oggi conta è l'uguaglianza. Non c'è il disabile, non c'è il normodotato, siamo tutti quanti insieme, una bella giornata di festa. Io ovviamente ringrazio, se abbiamo potuto far vedere una bella immagine di Pescara, coloro che hanno lavorato dietro le quinte. Io sono stato la semplice voce di questa manifestazione, che ha avuto una regia tecnica, ha avuto un audio ben collaudato e ha avuto anche delle immagini precise, e poi uno stupendo pubblico, perché come ho detto in precedenza, se ci sono dei ragazzi piccoli che fanno sport è perché si respira lo sport in famiglia, e se si respira sport in famiglia sicuramente l'agonismo è quello vero, non quello estremo, è quello bello, è quello che comunque ci porta a vincere le sfide ogni giorno nella vita. A questo punto cosa dire? Enzo Pignani da Pescara, dal Palo Giovanni Paolo II, saluta tutti quanti gli amici collegati in streaming con un applauso del palazzetto che è qui bello, carico di emozione, di sport e di voglia di far vivere. E dopo Pescara noi cediamo, se non sbaglio, la linea a Roma. Qua, prima vediamo queste, prendete il tavolo, prendete il tavolo, li consegnate voi. Allora, tennis table, terzo posto a pari merito viene consegnato alla delegazione della Polonia. Terzo posto, tennis table, la consegna Francesca, delegazione della Romania! Terzo posto, pari merito, gli azzurri, l'Italia! E vai col secondo posto per il tennis table, direttamente dai Pirenei, the Spain. Al primo posto, with the black t-shirt, ma non sono i loro colori nazionali, al primo posto del tennis table, the Green! Avanti! Per l'agility D! Terzo posto, a pari merito! I nostri ragazzi! Italy! Terzo posto, pari merito, with a purple t-shirt, Polonia, Poland. Terzo posto, pari merito, Romania. Secondo posto, i nostri ragazzi qua, i mascalzoni latini, the Spain! Vai, vai, parti pure, inizia a darle. Prova, prova. Allora, riprendiamo la linea da Udine.
Riprendiamo la linea da Udine per i saluti finali. Siamo qua con due degli artefici di questa giornata bellissima, lunghissima, impegnativa, appassionante. Abbiamo Alessandro Nutta, che è il presidente della sezione scherma dell'ASU, qui alla mia destra, e abbiamo Nicola Di Benedetto, che è dell'ufficio progetti regionale Friuli Venezia Giulia dell'Oxen. Allora, da chi iniziamo? Iniziamo da Nicola, che ha corso tutto il giorno, forse più dei suoi atleti. Beh, è stata senz'altro un'esperienza emozionante, e credo l'abbiano già fatto in molti, però ci uniamo un po' al coro di tutti gli altri uffici progetti nel ringraziare Andrea, Maurizio e tutto lo staff nazionale dell'ufficio progetti che ha concesso e ha contribuito alla riuscita della manifestazione nazionale. Quindi ho sentito un ringraziamento da tutti noi territoriali, perché abbiamo apprezzato la professionalità e la capacità organizzativa di un gruppo, di un team che ha saputo dare ancora una volta il meglio. Un ringraziamento al Presidente Nazionale Proietti per l'opportunità avuta, e sinceramente possiamo dire che l'esperienza è stata assolutamente positiva su tutti i fronti. Come ufficio progetti possiamo garantire il nostro appoggio ad eventuali progetti di sviluppo e di continuità di quello che oggi è stata una start-up e un inizio di questa attività di sport integrato, con una serie di regolamenti attuati, inventati, creati e gestiti, e che oggi hanno dato dei grandissimi risultati. Grazie. E invece all'ingegner Nutta, anche in questa sala c'è stata la scherma protagonista, anche con delle bellissime opportunità per i disabili. Come qui chiudiamo questa giornata? Chiudiamo che, se l'obiettivo era integrazione, questa a Udine, e io penso anche nelle altre 11 città, ci sia stata, perché proprio nella nostra manifestazione di scherma abbiamo cercato un'integrazione totale fra le nazioni che erano presenti: Romania, Polonia, Germania e Italia, fra i normodotati e i disabili, fra i disabili in carrozzina e i disabili intellettivi. Abbiamo fatto degli esperimenti che speriamo siano andati a buon fine. Sicuramente per i ragazzi sono andati a buon fine, e così speriamo anche per noi. Altre cose che avete in programma durante l'anno, anche come aperture per i disabili o anche per i normodotati? Questo è stato solo un punto di partenza, non un punto d'arrivo. La nostra esperienza con la scherma la vogliamo allargare alle altre nostre attività, e soprattutto vogliamo allargarla alla scherma disabili in carrozzina. Noi stiamo facendo solo i disabili intellettivi. Il nostro progetto è quello di allargare il più possibile l'integrazione anche nelle altre attività. Ecco, Nicola, invece nella ginnastica come la possiamo fare questa cosa, l'integrazione? Beh, per quello che riguarda la ginnastica abbiamo già avviato dei progetti che stanno continuando con dei ragazzi autistici, e stiamo cercando di intavolare un percorso che sia maggiormente strutturato. Per adesso si tratta di attività a spot, con ragazzi che non formano un gruppo ma che vengono integrati all'interno di un gruppo, che però in realtà a cui vorremmo dare una definizione così di insieme. Per cui ginnastica, scherma, ma anche parkour, perché anche la nostra società è anche il parkour e il gioco a ginnastica. Adesso inizieremo un centro estivo qui in ASU anche, e quindi in collaborazione sempre con l'ente XEN, centro estivo che apriremo anche ai ragazzi disabili, che avranno un assistente ad hoc per una attività integrata a 360 gradi. Perfetto. Allora, attività anche per l'estate, attività che continueranno poi nelle prossime stagioni autunnali, perché di solito lo sport ha anche questa stagionalità un po' particolare. Si inizia a settembre e si va fino a luglio. Di solito giugno-luglio, insomma. Anche voi per la scherma pensate a qualcosa per la prossima stagione o per l'estate? Chiaramente ci sono tutte le attività estive dell'Associazione Sportiva Udinese che sono integrate con gli altri sport che si praticano in questa associazione. E così come per la ginnastica, anche noi prevediamo un'attività collaterale con i disabili intellettivi, che già stiamo seguendo in questo momento. Così come per i prossimi anni i nostri progetti sono a 360 gradi anche sulla disabilità intellettiva, e vogliono esserlo anche sulla disabilità in carrozzina. Perfetto, allora io direi di ringraziare l'ingegnere Alessandro Nutta, presidente della sezione scherma dell'ASU di Udine, per questa grande giornata. Nicola Di Benedetto dell'ufficio progetti Regione Friuli Venezia Giulia dell'Oxen,
E ringraziamo da Udine, abbiamo fatto una giornata direi intensa, purtroppo il tempo non ci ha dato modo di, il meteo non ci ha dato modo di poter lavorare anche all'esterno, dove avevamo predisposto delle attività molto importanti con l'Agility Dog. Sì, l'Agility Dog siamo riusciti ad effettuare lo stesso, perché si trattava di abbiamo inserito un'attività di natura federale, per cui loro erano comunque vincolati, siamo riusciti a farlo. Sono venute a mancare tutta una serie di attività collaterali, di animazionali, ricreazionali per bambini, per disabili, integrate anche in questo senso. Purtroppo il tempo non ci ha aiutato, ma siamo riusciti senz'altro comunque in questa splendida cornice dell'Associazione Sportiva Udinese a sviluppare quello che è un programma, se vogliamo, innovativo, ma soprattutto di natura integrata. Anche le attività collaterali hanno molto apprezzato la possibilità di vedere l'interattività e l'interazione completa a 360 gradi, e questo è stato il nostro successo oggi. Bene, perfetto, direi che da Udine abbiamo terminato, e quindi lasciamo la linea alla regia nazionale e ringraziamo i nostri ospiti, ringraziamo l'ASU per averci ospitati, ringraziamo anche il tempo che comunque ci ha fatto stare dentro, ci ha fatto stare tutti quanti insieme e conoscerci anche meglio. Allora, ingegnere, grazie. Grazie. Di Benedetto, grazie mille, e un saluto a voi, e speriamo in una prossima riedizione di questa manifestazione, perché è stata veramente molto bella e ci ha integrati tutti quanti. Grazie a tutti da Udine e grazie all'Oxen per quello che ha fatto. Grazie. E un saluto, come abbiamo fatto in apertura, un saluto a tutte le 12 città italiane, lo dobbiamo ancora rammentare: Aosta, Torino, Monza, Udine, Grosseto, Assisi, Pescara, Roma, Brindisi, Crotone, Messina e Sennori, la cittadina di 8.000 abitanti, provincia di Sassari. 12 discipline in programma, spalmate nelle 12 città italiane: scherma, carrozzina, danza, equitazione, tennis tavolo, judo integrato, karate adattato, tiro con l'arco, trio agility dog, calcio a 5, pulpo integrato, baskin, fastball e appunto una serie di discipline sportive che avvicina l'unione fra atleti direttamente abili e atleti abili. We are now at the conclusion of the European Day of Integrated Sport and Towns, Aosta, Assisi, Brindisi, Crotone, Grosseto, Messina, Monza, Pescara, Roma, Sassari, Turin and Udine, with several integrated sport disciplines. It's the first time in the history of Europe. Ebbene, un saluto dunque. Roma saluta le altre 11 città italiane e le 12 nazioni europee alla presenza del professor Mario Pappagallo, presidente dell'Oxen regionale del Lazio, nonché dirigente nazionale del Centro Sportivo Educativo Nazionale dell'Oxen, è meglio pronunciarlo in questo modo, di Andrea Bruni, ideatore insieme a tutto l'Oxen di questo progetto che farà veramente storia, ai nostri tecnici, alle tutte, a tanti. Per tante associazioni che fanno capo all'Oxen, è il momento che lo sport integrato. We are at the conclusion of this day, but it's just a start for more steps forward for integrated sports. Allora, siamo proprio alla conclusione, professor Mario Pappagallo. Allora, sarà una giornata veramente memorabile, non solo per noi, ma per tutta l'Italia, devo dire, una presenza anche del Torino al massimo livello, insomma, per chi è nato, sono rimasto tutti per voi. Volevo che qui da Roma invitassimo un applauso a tutti quelli che sono diventati in tutta Italia e che stanno vedendo adesso, per la verità che stanno vedendo in tutto il mondo. E nei paesi che ha studiato, devo dire che ci sono anche